Nel nostro focus di oggi siamo in compagnia del direttore della casa di riposo di Santa Maria Maddalena, Pio Marzico. Un saluto Pio, grazie per essere qui con noi. Ecco, grazie a voi per avermi accolto. siamo insieme perché si avvicina e si svolgerà proprio questa domenica, domenica 22 luglio, la festa di Santa Maria Maddalena, che è un po' il momento dell'anno più importante, forse più atteso in qualche modo, anche dagli ospiti magari della casa di riposo. Sì, Possiamo dire. sicuramente dagli ospiti, ma per il riscontro che la festa ha tradizionalmente avuto anche dalla popolazione, per cui cogliamo l'occasione, oltre che di invitare coloro che vorranno partecipare, anche di ringraziare coloro che negli anni sono venuti da noi, ed è in questo senso un'occasione per rivedere tante persone che hanno condiviso qualche momento della loro esistenza con noi, perché magari avevano un loro caro che era presso la casa di riposo. E quindi è una festa, un momento importante e anche un per certi aspetti un momento della memoria. Non di rado capita che chi interviene ci ringrazia per averlo così invitato, per avergli dato occasione di ritornare presso di noi, insomma, presso la casa. Ecco, per chiunque volesse partecipare, ricordiamo anche il programma, gli orari, diciamo, in cui, si svolgerà quella festa di Santa Maria Maddalena. Il programma è semplicissimo. Alle 6 c'è Sua Eccellenza il Vescovo che celebra la messa. Ci sarà la banda, il coro e poi dopo c'è un piccolo rinfresco in pineta, viste le temperature, visto così il clima e l'ubicazione della casa. Francamente, da questo punto di vista, credo che sia una buona merenda, insomma. Ecco, la casa di riposo di Santa Maria Maddalena è veramente una realtà estremamente importante all'interno della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Qual è, ricordiamo anche in breve, per quello che possiamo, la storia di questa casa di cura che tanto bene ha fatto nel tempo e tanto bene fa tuttora? Sì, la casa di riposo è nata negli anni 70, pensata da Don Silvano Nanni, un sacerdote di Monte Sansavino, che con spirito veramente pionieristico, soprattutto per i tempi, cioè l'Italia del boom economico, l'Italia dell'espansione demografica, del baby boom degli anni 60, in quel contesto pensa agli anziani. Questa è la particolarità di questa figura che sempre mi colpisce, una persona che io ho conosciuto da sempre, fin da piccolo, un po' perché andavo nella colonia per ragazzi che precedentemente e contemporaneamente alla casa di riposo Don Silvano andava avanti, ma perché ha fatto sempre parte della mia vita, della mia famiglia. Però constatare quanta lungimiranza questa persona abbia intrapreso questa attività mi ha sempre lasciato così a bocca aperta. La casa nasce in quel periodo con il contributo di lavoro ed economico di Santi Savinesi e poi funziona per un lungo periodo gestita direttamente da Don Silvano. I passaggi focali sono quelli che poi vedono l'avvicendamento di Don Silvano. A Don Silvano subentra la diocesi per decisione di Monsignor D'Ascenzi, il quale così decide di portare avanti quest'opera che un suo prete aveva intrapreso, e da lì la storia così va avanti fino ai giorni nostri, con interventi di miglioramento, di manutenzione, di ammodernamento. Ma speriamo nello spirito che Don Silvano aveva dato alla casa, speriamo di potergli rimanere in qualche modo fedeli, anche se i tempi cambiano e quindi è necessario sicuramente aggiornarsi nei fatti, nelle prospettive tecniche, insomma. Ecco, a questo proposito abbiamo detto l'importanza del servizio, dell'accoglienza realizzata dalla casa di Santa Maria Maddalena, è importante anche all'interno della diocesi proprio per la particolare attenzione che ha nei confronti dei sacerdoti, di tutti quanti, ecco, quali sono per esempio, ecco, anche il numero di sacerdoti che vengono accolti adesso, anche le storie, ecco. E beh,
le storie, le persone, i sacerdoti che vengono su sono, sì, i sacerdoti della diocesi, quindi sono pezzi di storia della diocesi che vengono su. E ogni volta si scoprono una miriade di particolarità, una miriade, una miniera di umanità. E quindi sicuramente da questo punto di vista diventa difficile sintetizzare, però speriamo di essere anche per loro un punto di riferimento nel momento in cui c'è per loro una necessità, sapere che c'è la nostra casa di riposo, speriamo che possa essere di conforto, possa essere così, un pensiero positivo anche per loro possa essere. Proprio in questi giorni due sacerdoti che sono arcinoti in diocesi, Don Mario Verdelli e Don Vezio Soldani, sono ritornati nelle loro parrocchie dopo un periodo di convalescenza presso la casa di riposo. Hanno promesso che domenica verranno a trovarci e io farò di tutto perché possano mantenere questa promessa. Insomma, e dice sa, la macchina, il viaggio, il caldo, però insomma non ci devono essere troppi problemi, credo che verranno molto volentieri. Ecco, che cosa significa anche per voi a questo proposito celebrare la festa di Santa Maria Maddalena? Qual è l'importanza di questa celebrazione? Io credo che sì, sia un momento importante, un momento della memoria, un momento nel quale ci si volta indietro, si guarda la strada fatta, sono tutte cose vere, però secondo me la cosa veramente importante è dare motivo, dare l'occasione, dare il pretesto perché si possa prendere coscienza, cioè chi viene alla casa di riposo possa prendere coscienza di un pezzo dell'esistenza umana, cioè di quello che siamo costretti o forse costretti no, quindi che trascorriamo in un'età avanzata o nella malattia. Sono due dimensioni che restano spesso nascoste, che lasciano spesso disorientati noi che ci lavoriamo, come coloro che vengono interessati da questi momenti della vita, raggiungono questi traguardi della vita e dalle famiglie. E quindi rifletterci credo che sia la cosa più importante che la festa può indurre. Ecco, a questo proposito, ci avviciniamo alla chiusura un po' di questo nostro spazio di approfondimento. Le volevo chiedere, Pio, anche che cosa significa per lei svolgere questo ruolo, ecco, e anche per lei, ma anche per gli operatori, per tutte le persone che in qualche modo ruotano intorno alla casa di Santa Maria Maddalena, perché si potrebbe dire in qualche modo che è un lavoro che però è anche un po' una vocazione, questa prossimità, che comunque è un lavoro anche impegnativo, insomma. Ma io cerco così di mantenermi, per così dire, dietro le quinte, mi sento a servizio, per cui la mia dimensione personale è questa, caratteriale è questa, per cui non mi sento né un supereroe né uno che fa cose particolari, mi sento una persona che cerca di mettersi a servizio, che incontra giorno per giorno un sacco di cose da fare, che alcune le fa bene, altre magari è un po' meno bene, qualcuna magari la sbaglia pure, però è un pezzo della mia vita, quindi io credo di essere in questo la persona meno adatta a dare una risposta. Ripeto, spero di mettermi al servizio, non saprei cosa dire altro. Questa è la cosa più bella, penso, insomma, anche specialmente nei nostri posti. Ecco, grazie ancora, grazie Pio, per essere stato con noi. Se c'è qualcos'altro da aggiungere, o comunque anche per rinnovare in qualche modo l'invito alla festa del 22 luglio. Diciamo, venite alla festa domenica 22 luglio alle 18 ad Reini. Vi aspettiamo. Grazie mille, grazie Pio e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito da casa. Arrivederci. Salve.